rumore, una finta. Va Andrea Ferre con la sfera controllata da Pilotti sul fondo. Prossimo ai 20 anni il portiere del 2002, Under 17 al Brescia, poi esperienza al Vobano. Intanto Andrea Ferre, il tacco, Bonseri rimbalza il pallone davanti a Pilotti che in due tempi poi abbranca la sfera. Esatto, numero 11 Mozzanica, pallone che gira in gol! Pallone che gira in gol, punizione velenosa, precisa, soprattutto fruttifera per Mozzanica, 0-1. Per i due lati. Attenzione ancora, il pallone calciato da Moraschi con Martignoni che si distende. Porta avanti la sfera, cedendola poi a Muic, si propone Piccini, velo per Mozzanica. Bitiene, si rinnova il duello con Villa, saltato, Bitiene, destro centrale. Mozzanica, attenzione al lancio, positivo, è in gioco, scaglia, scaglia, dentro l'area di rigore, scaglia ancora con il destro, 2-0. Percussione di Scaglia che è arrivato a contatto con Martignoni, lo ha battuto andando a collocare il pallone sull'angolo opposto, 2-0 Francia Corta. Moreo cerca e trova Achenza, Leotta, area di rigore, rigore, calcio di rigore, Piccini su Leotta, dagli 11 metri la possibilità di riaprire la sfida per la Leon. Parte Bonseri e il destro in gol, il destro in gol per il 2-1 dunque, e può finire qui per Mirri dopo due minuti di recupero, quindi Mozzanica su calcio di punizione, scaglia per il raddoppio della formazione bresciana e poi l'ultima azione importante quella di Bonseri che su calcio di rigore ha accorciato le distanze e dunque all'intervallo il risultato recita AC Leon 1, Sporting Francia Corta 2. Attenzione, Achenza ancora con il destro che si spegne a lato della porta di Pilotti. Primo squillo dopo 6 minuti. Caferri, Ferré, fiorentino su di lui, arriva al traversone, colpo di testa e infine Villa che prova il destro, applausi ma palla sul fondo. In fase di presentazione dovesse guadagnare punti anche in questa circostanza, andrebbe dunque a allungare la striscia positiva. Nel frattempo Bonseri, Bonseri azione personale in due tempi, Pilotti. Difese del girone con 64, la peggiore quella della Leon, nel frattempo la stessa Leon che attacca, Achenza, Bonseri, colpo di testa alto al crepuscolo della prima frazione di oggi. Bitiene a spazio, Mozzanica, si gira Martignoni, Mozzanica, pallone per Bitiene che è in gioco, Bitiene dentro l'area di rigore, Venza su di lui, Martignoni, ancora lui, Bitiene, Mozzanica e questa volta arriva il gol di Mozzanica, rigore in movimento, palla in gol per il tris del Franciacorta. Allora Mozzanica, Coco, pallone per lo stesso Mozzanica, 5 contro 2, attenzione, Bitiene, Bitiene, gol, la rete di Bitiene, e a questo punto potremmo dire gioco partita incontro per lo Sporting, 34esimo. Pallone recuperato dal Franciacorta, 2 contro 1, Basanisi, Basanisi il suo destro in due tempi, Martignoni, il momento di Faini, eccolo Faini, controllo, Faini con il mancino, Martignoni. E dunque, dopo 3 di recupero, il triplice fischio da parte di Mirri, il Franciacorta si impone qui a Vimercate con le marcature di Mozzanica, Scaglia,
Mozzani che ancora vi tiene in mezzo, Bonseri che aveva dimezzato lo svantaggio su calcio di rigore al crepuscolo della prima frazione, il finale qui da Vimercate a Cileon, 1 Sporting Francia Corta, 4. Continua, momentaccio, più che altro sono i 4 gol che danno fastidio, ma poi sono frutto degli ultimi 10 minuti dove il mister giustamente ha provato a spingere per provare ad arrivare al pari. Siamo sbilanciati, loro comunque davanti sicuramente sono una squadra di alta categoria e ci hanno infilato, hanno chiuso la partita. Rammarico poi sono i 4 gol, il 4-1, che se uno vede la partita dall'inizio non pensa che finisca con questo risultato, però così è andata. Forse abbiamo approcciato un po' male, un po' timorosi, ma ci sta, è un periodo, ce lo diciamo tra di noi, ci siamo andati anche prima della partita, abbiamo comunque diverse assenze, non è una scusante, però insomma ancora il Covid un po' ci sta tenendo fermi e non riusciamo a dare profondità alla rosa. Bisogna far quadrato, c'è stata una buona Leon, l'hai detto tu, anche secondo me, soprattutto nel secondo tempo. Poi purtroppo il risultato ci ha condannato, 4-1, che dà fastidio perché comunque i gol subiti sono tanti, ma spesso da fuori viene additata la difesa, ma in realtà non è così. Noi quando prendiamo gol lo prendiamo tutti, da noi che siamo fuori agli attaccanti, ai centrocampisti, ai difensori. Quindi venerdì riprendiamo ad allenarci, sabato idem, continuiamo a lavorare, noi ci siamo. Noi stiamo provando tutte e comunque sono 8 gare, 24 punti. Questo gruppo ha dimostrato di fare qualcosa di speciale. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a qualcosa di speciale anche quest'anno.